Un caro saluto a tutti, benvenuti, soprattutto al dottor Antonio Caprarica, grazie per aver accolto il nostro invito, a Don Michele Madonna, che saranno i nostri relatori di questa sera con i suoi giovani, per parlare al cuore, messaggio del Santo Padre per la 57esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Saluto il direttore di Portalecce Vincenzo Paticchio, per tutto il lavoro, per tutto l'impegno, i giornalisti, i cameraman, in questo momento rigorosamente in diretta su Portalecce Facebook, su The One Facebook, sui nostri siti, sui nostri varie piattaforme. Grazie a tutti, un momento di riflessione forte, grazie per il sacrificio affrontato, una buona serata e che l'informazione sia sempre dalla parte della verità e della pace. Ecco. Buona serata, e fra poco arriverà anche il nostro vescovo. Grazie. Grazie Don Antonio. Io proverò a dare qualche spunto di riflessione. Oh, scusate, siccome è estate mi metto il soprabito. Omaggio anomalo. Allora, niente, una brevissima introduzione, poi lascerò ovviamente parlare il nostro... Ok, un canto di introduzione. Benvenuti a tutti, buona serata, buonasera in questo luogo di bellezza, un luogo nel cuore di Lecce, nel cuore del cuore di Lecce, dove l'arte incontra la cultura, incontra la bellezza, un luogo della storia di questa città che parla al futuro di questa città. Siamo alla quarta edizione della manifestazione, dell'evento promosso dall'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, Dialoghi al Pozzo, questo nostro bellissimo pozzo che abbiamo qui. Una riflessione che parte dal cuore della città sul messaggio ogni anno che il Santo Padre fa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, non mi dilungherò molto nella presentazione perché non c'è bisogno di presentazione, direttore Antonio Caprarica, storico Volto Rai, dai suoi racconti è passata gran parte della storia con la S maiuscola, non solo dell'Italia ma soprattutto anche della storia internazionale, corrispondente da Parigi, Londra, Mosca e via dicendo.
Il tema di quest'anno che Papa Francesco ci ha affidato è la parlare col cuore. Noi abbiamo cercato con questa iniziativa di emendare, lo abbiamo emendato e abbiamo dato il titolo a questa manifestazione, a questo evento, parlare anche al cuore, quindi parlare col cuore e parlare al cuore. La prima domanda che faccio al direttore è questa: come giornalista, cioè comunicare e informare è una passione, è una missione. Come si può comunicare e informare senza però smarrire l'orizzonte della dimensione umana? Cioè senza fare sconti alla verità, senza fare sconti al racconto dei fatti e senza smarrire la dimensione umana? No, anzi il contrario. Cioè, il punto fondamentale è che noi siamo davvero un animale sociale, no? Questa è la differenza cruciale tra l'animale uomo e il resto del creato. Noi siamo un animale sociale, quindi la comunicazione è vitale per noi e quindi la verità della comunicazione è vitale per il funzionamento delle nostre società. Quindi in realtà è proprio il contrario di quello che suggerisce la sua domanda, cioè che la comunicazione debba essere per una qualche sua ragione interna, intima, segnata piuttosto dall'ipocrisia, dalla menzogna, dalla convenienza. Non è nemmeno conveniente dal punto di vista economico, perché se uno dà un'occhiata alla storia dell'informazione, si rende conto che i grandi giornali e i grandi organi di informazione, quelli che hanno avuto maggior successo commerciale anche, sono quelli che hanno fatto propria una politica di verità. Ora, attenzione, qui vedo che ci sono anche, c'è qualche collega, quando parlo di verità nel settore della comunicazione, nel campo della comunicazione, del giornalismo, non sto parlando di una verità assoluta, come è ovvio. Un giornalista onesto ha il dovere di cercare la verità certificata dai fatti. L'unico criterio che un giornalista può avere nella ricerca della verità è esattamente questo, cioè che sia verificata attraverso il maggior numero possibile di voci, le prove e le controprove. Questo è il giornalismo d'inchiesta, quello che una volta si chiamava giornalismo d'inchiesta. Ora, il problema della comunicazione è sempre stato, e tanto più lo è oggi, è sempre stata la fantasia dello scoop. La informazione è velocità. L'informazione vuole essere velocità, arrivare primo è sempre stato ed è sempre in qualche modo lo stimolo che ogni giornalista ha di arrivare primo su una notizia. Adesso vi racconto però che cosa può produrre l'ansia dell'arrivare primo. Tantissimi anni fa, ahimè, quasi 30 anni fa, nel giugno del 1996, io ero a Mosca, corrispondente della RAI, e era la giornata di vigilia delle elezioni presidenziali in Russia, le seconde elezioni presidenziali libere in Russia, Yeltsin candidato contro il candidato comunista, ma uno Yeltsin, qualcuno di voi che temo i più giovani forse nemmeno sanno chi era, ma insomma è stato il primo presidente non comunista della Russia, dopo la caduta del regime, Yeltsin era il candidato, era diventato per varie ragioni candidato favorito, ma stava male, aveva appena subito una operazione a cuore aperto effettuata dal famoso cardiologo americano De Becky, e tutti temevano che non ce la facesse in realtà ad arrivare al giorno del voto. Quella vigilia del voto però la TV russa trasmette comunicati, informazioni rassicuranti, eccetera. Io sono in ufficio a Mosca, c'erano 2 ore di più rispetto all'Italia, quindi verso le 7:15 ora italiana, io ricevo nel mio ufficio a Mosca una telefonata dal TG1 che andava in onda da lì a 15 minuti, e mi diceva: ma è vero che Yeltsin è morto? Naturalmente. Intanto già il fastidio di sentirsi dare la notizia da Roma, avrei dovuto semmai darla io, diciamo, no, sarebbe stato uno sbarco. Qua Yeltsin è morto, a me non risulta proprio, mi risulta che è vivo e vegeto. La TV russa ha appena trasmesso le sue immagini che gioca a tennis con il suo allenatore,
naturalmente erano immagini truccate, questo sa bastan dire, diciamo, però non, comunque, visto che vedete, dici questo, aspetta un attimo, io faccio una verifica e chiamo il suo portavoce al Cremlino, che conoscevo, che si chiamava Yastrzemski, e gli dico, senti, guarda che in Italia circola la voce che Yeltsin è morto. E quello mi risponde, io, i soliti italiani, inventate le cose, ma no, insomma, ho fatto anche la figura di quello che un po' si inventa le storie, ma no, il presidente è vivo, sta benissimo, e domani andrà a votare, lo potrai anche riprendere, eccetera. Va bene, d'accordo, sicuro sì, sicurissimo. E mettiamo giù il telefono. Richiamo Roma, ormai alle 7.25, e al collega del TG1 che mi aveva detto, dico, scusa, ma questa cosa chi ve l'ha detta? Lui è molto evasivo. No, perché sai, girava questa voce. Sì, ho capito, ma da dove viene questa voce? No, guarda, aspetta, aspetta un attimo, ma guarda, accendi, se accendi adesso la TV, vai sul TG4, ecco, senti, senti, proprio adesso. E compare sul TG4. Stavo per dire la buon'anima. No, è vivissimo, è vivo, è vegeto, grazie a Dio, gli vogliamo anche bene, di Emilio Fede. Emilio Fede, ve lo ricordate Emilio Fede? Che dice, tra le grandi notizie della giornata, poi, tra quelle che vi abbiamo dato, c'è anche la morte di Yeltsin. Non sappiamo se è vera o falsa, ma noi ve l'abbiamo data per primi. Capite? Così non si gioca. Così è come rubare la palla quando giochi a pallone e deporla in porta. Non funziona così. Questa roba che all'epoca veramente ci riempì di ilarità, come potete immaginare, e invece è diventata oggi una roba, è un affare estremamente serio, perché questo mito della velocità dell'informazione ha polverizzato quello che invece dovrebbe essere il criterio fondamentale dell'informazione, vale a dire la sua verificabilità. E quindi la sua verità relativa. Ripeto, noi non possiamo trovare verità assolute, ma possiamo trovare delle verità che siano confermate dai fatti, e sono quelle che un buon giornalista deve dare. Se arriva a darle per prima, tanto di guadagnato, va benissimo. Ma il punto è che quella che all'epoca, come dire, sembrava una buttata di un personaggio un po' colorito come Fede, e oggi è diventato il meccanismo della comunicazione ed è anche il meccanismo dell'annichilamento della comunicazione. Noi siamo arrivati a un punto in cui, come lei sa, l'informazione viene o infosfera, diciamo, viene, secondo alcuni ormai è affetta da quella che viene chiamata una vera e propria infodemia, cioè una sovrabbondanza perniciosa di informazioni. Ce ne sono così tante, così conflittuali, così contrastanti, da autorizzare tutto il contrario di tutto, da smentire qualsiasi forma di notizia accertata, da rendere plausibile qualunque idea di complotto. Noi l'abbiamo vissuto, no? Abbiamo vissuto nel periodo della pandemia la tragedia, ad esempio, delle teorie complottiste, le teorie complottiste che dicevano, non so, che il virus era stato prodotto volutamente per indebolire l'Occidente, che insomma che era il risultato di chissà quale manovre. È un po' come la faccenda delle migrazioni. Le migrazioni, la stessa storia. È da molto tempo ormai, no? Che gira la famosa storiella, che è antisemita naturalmente, per cui le grandi migrazioni, che sono, come ben sapete, un fenomeno storico epocale originato da tutt'altro che una volontà individuale, ma sarebbero il frutto di una, questa è la strampalata teoria che lo descrive, sarebbe il frutto di un complotto organizzato dal finanziere, guarda caso, ebreo, Soros, per operare la sostituzione etnica dell'Occidente cristiano con gli immigranti musulmani. Questo è uno dei tanti esempi. In America, come sapete, c'è una setta che si chiama QAnon che sostiene, per dire, che i dirigenti del Partito Democratico sono tutti violatori di bambini e rappresentano una setta che è legata da questo orribile segreto. E si può andare avanti all'infinito. Cioè, noi siamo in una condizione davvero di infodemia in cui la sovrabbondanza di informazione provoca in realtà lo stesso effetto della scarsità di informazione.
Tant'è che sia l'una che l'altra, scarsità e sovrabbondanza, vengono usate dai regimi proprio per consolidare la loro presa, perché la scarsità di notizie verificate e certe è compensata dalla sovrabbondanza di storie, di fake news, di falsi inventati sul web, no? Alimentare il consenso, per diffondere punti di vista. In questi giorni, ad esempio, abbiamo la conferma da un alto dirigente di TikTok, vedo qui dei giovanissimi. TikTok, come sapete, è il social media che è più frequentato ormai dai giovani del pianeta. Bene, questo alto dirigente di TikTok ha abbandonato la società e ha rivelato quello che per la verità tutti sapevano e sospettavano, cioè che ci sono milioni di bot, cioè di finte identità umane, che riempiono di contenuti favorevoli al regime di Pechino il sito TikTok, e che quindi fanno semplicemente un'operazione di propaganda occulta dell'autocrazia cinese. Quindi capite che insomma, il mondo dell'informazione è attraversato da un mutamento straordinario, che per certi versi è largamente positivo. Poc'anzi Don Antonio diceva, no, potete seguire sul nostro sito web, potete seguire la diretta. Certo, le dirette streaming sono fantastiche, tutti noi nei mesi della... Noi viviamo meglio grazie a internet, ai siti, al web, eccetera. Viviamo meglio perché siamo più curati, abbiamo più comunicazione, però attenzione, non è solo questo. C'è un aspetto che invece è non meno allarmante di quanto confortante rispetto al futuro della nostra società. Sì, in merito a questo, come nell'epoca, nell'era dei social, il giornalismo come può sopravvivere da questa overdose, da questo bombardamento di notizie che arriva da tutte le parti? Cioè sui social ormai quasi tutti sono cronisti, raccontano quello che vedono, scrivono quello che vedono. In questo mare magnum, il giornalismo come può sopravvivere e se si deve reinventare? Se avessi una risposta a questa domanda, probabilmente sarei, come dire, il Randolph Hearst del XXI secolo. Non ho una risposta, ho solo un'idea di comportamento privato e personale, cioè il rispetto di una deontologia. Quello che si chiama civic journalism, no? Di cui abbiamo visto tantissimi esempi anche importanti e utilissimi, cioè il fatto, insomma, il reato, l'attacco terroristico, la disgrazia, il terremoto, milioni di vicende che vengono raccontate con il telefonino dal testimone che si trova lì di fronte. Benissimo. Non solo quello, ma a proposito di civic journalism, c'è ad esempio tutta l'attività di tanti gruppi sociali che sono impegnati nella tutela del modo di vita della comunità, e per cui, che so, si danno da fare per denunciare le strade che non funzionano, i servizi sociali che sono carenti. Questo è un servizio meritorio che si rende al giornalismo dal basso. Va benissimo. E però la questione fondamentale è che il giornalismo ha un suo valore e come tale è considerato un lavoro e una professione, perché segue una deontologia professionale. Se questo non c'è... Buonasera. Piacere di conoscerla, grazie. Grazie dell'ospitalità. Salutiamo il nostro arcivescovo con un caloroso... Eccellenza, venite, fate pure un saluto, magari, così. Volete fare un saluto ora? Venite, così. Niente, io vi chiedo solo scusa, sono arrivato in ritardo, perché oggi sono stato un po' in giro per la Puglia. Dovevo andare a casa per qualche ragione e sono già rientrato. Ho celebrato in cattedrale, benvenuto, lieto di conoscerla e sono curioso anch'io di sentire qualcosa. Molto gentile, ma stavo appunto dicendo che se avessi la risposta alla domanda che mi ha posto sarei già un magnate dell'editoria planetaria.
La questione fondamentale è appunto che cos'è il giornalismo oggi, che cosa può essere il giornalismo oggi. Io penso che il punto cruciale da cui partire è quello, come dire, della consapevolezza del pericolo, della consapevolezza della sfida che abbiamo davanti. Come notavamo poc'anzi, Internet ha cambiato tutti i nostri rapporti, no? Stasera Porta Lecce, no? Può raccontare a chi ci ascolta, che ci segue, attraverso la sua diretta streaming, quello che sta accadendo qui, e prima ci sarebbe voluto un pulmino della RAI, la truppa, eccetera, adesso no, facciamo energia, adesso facciamo tutto da soli, tutto da noi, tranquilli, eccetera. E questo è un fatto di grandissima utilità, è l'aspetto per cui la connettività offerta da Internet, offerta dalla rete, offerta dalla rivoluzione digitale, è una connettività straordinariamente utile. Questo però è solo un aspetto della faccenda. C'è uno studioso, un filosofo coreano che si occupa molto di questo tema e che ha scritto un bel libro che si chiama Infocracy, il potere, no, dell'informazione. Noi viviamo nell'epoca dell'infocracy, che è però costituita non da quell'attività giornalistica che io avevo cercato di delineare poco fa. Io sono un vecchio giornalista, lo dico con rammarico, onestamente, per quanto riguarda la parte del vecchio, però sono un vecchio giornalista e ho attraversato due secoli praticamente, il Novecento e quello in cui stiamo vivendo. Quello che è accaduto in questi 40 anni è una rivoluzione assolutamente straordinaria. Non è mai accaduto niente del genere prima nella storia del genere umano. La rivoluzione digitale è qualcosa che sta cambiando i termini della nostra convivenza, il modo in cui ci rapportiamo l'uno all'altro, ed è così invasiva da rendere quasi irrilevante le precedenti. Diciamo, gli storici dell'umanità individuano due grandi rivoluzioni nella società umana. La rivoluzione agricola ovviamente è stata la prima, no? Noi siamo stati cacciatori raccoglitori, gli inglesi dicono hunters gatherers, no? Cacciavamo gli animali selvatici e raccoglievamo i frutti selvatici. Poi è arrivata la rivoluzione agricola e sono nate le prime comunità umane. Sono nate le prime civiltà umane. Poi c'è stata, molti anni dopo, 12.000 anni dopo, c'è stata la rivoluzione industriale, che ha di nuovo cambiato totalmente l'orizzonte della nostra specie, perché improvvisamente ci siamo ritrovati in mano un potere di alterazione della natura che non avevamo mai avuto, che non era la nostra disponibilità. E adesso siamo arrivati, appena 200 anni dopo, a una terza rivoluzione che è la più potente di quelle che sono mai visto, perché questa rivoluzione digitale penetra intimamente nel nostro modo di essere. Allora, una delle riflessioni che fa questo filosofo coreano, che ha un nome quasi impronunciabile, che si chiama Byung-Chul Han, diciamo il signor Han, il dottor Han, che è più semplice. La riflessione che fa è che apparentemente la rivoluzione digitale ci fa sentire liberi, cioè non ci dà mai l'idea di sentirci controllati. Perché? Certo, noi andiamo sul nostro telefonino e badate che abbiamo in mano uno strumento di una potenza eccezionale, questo telefonino. Andiamo sul nostro telefonino e però non ci rendiamo conto, quando andiamo sul nostro telefonino a cercare un ristorante, che quell'aggeggio lì ci ha già profilato, cioè sa già intimamente chi siamo, che cosa pensiamo, che cosa vogliamo, che cosa mangiamo e con chi vogliamo passare questa serata. E non è solamente una questione di sfruttamento economico della nostra identità digitale. C'è di più e di peggio. C'è il condizionamento, perché sulla base di quella profilazione che viene fatta, l'aggeggio che hai in mano
ti trasmette contenuti e ti suggerisce scelte che tu farai, di cui non avevi nessuna in quel momento intenzione fino a quel battimo lì, e che improvvisamente invece ti trovi lì. Quindi, questa è la riflessione che secondo me è estremamente importante che fa questo filosofo, è il punto, il momento in cui la libertà coincide con il controllo, quello è il momento in cui si compie il dominio. Cioè noi siamo ormai come specie avanzata sotto, in una situazione di dominio in cui non ci rendiamo nemmeno conto che la nostra libertà è intaccata, siamo al contrario convinti di essere liberi senza renderci conto che questa libertà è in realtà l'altra faccia del controllo. E quando libertà e controllo coincidono si compie il dominio. Questa è, secondo me, una riflessione di terribile attualità. E mi riporta dritto dritto a uno dei punti sviluppati nel messaggio del Papa. Perché nel messaggio del Papa si sottolinea come dire, l'obiettivo della comunicazione, quindi di una comunicazione veritiera, col cuore, ma guardate che il cuore, ma questo... Credo già nel Vangelo, qui non voglio invadere un campo non mio, Monsignore, per carità, però direi che già nel Vangelo il cuore non è solamente l'organo che batte, no? Il cuore è l'umanità, il cuore, no? E nel messaggio del Papa il suo parlare col cuore significa soprattutto cercare l'altro. Perché questo è il punto della nostra umanità. Se non trovi l'altro, che cosa stai? È solipsismo, non stai comunicando con nessuno. Un grande filosofo, direi forse il capostipite della filosofia laica in Europa, Montaigne, diceva: la parola è solo per metà di chi la dice, l'altra metà è di chi l'ascolta. Ed è così. Cioè qualsiasi nostro messaggio vale intanto che è inteso dall'altro nel modo in cui l'altro lo intende, e quindi da qui la nostra difficoltà di farci intendere al meglio. Ora, questa preoccupazione dell'altro, questa è l'essenza della democrazia. Nel mondo digitale, nella rivoluzione digitale, oltre a quel processo di profilazione, controllo di cui abbiamo parlato finora, l'altro aspetto che colpisce, se ci fate caso, io non frequento i social, ve lo dico subito, ma quelli che frequentano i social sanno benissimo che sui social, quelli che vengono, che l'algoritmo ti offre come amici, sono quelli che la pensano come te. È rarissimo che l'algoritmo ti offra l'amicizia di una persona. Se succede un incidente, oppure è qualcuno che viene indicato come un nemico, perché il social ti offre il conforto di chi la pensa come te. Che significa questo? Significa che in realtà stiamo creando comunità in cui il senso dell'altro viene cancellato. E se il senso dell'altro viene cancellato, la democrazia non funziona più, non esiste più, perché la democrazia è dialogo. Se questo non c'è, è finita. È per questo che è preziosissimo, devo dire, che lo dicevo prima alla collega della TV di Porta Lecce, ma il testo del Papa, quel che io ho letto proprio perché in vista di questa serata volevo capire bene quali erano i punti di vista, devo dire che è un testo che andrebbe studiato nelle scuole di giornalismo, perché è esattamente alla cui efficacia, vi devo dire la verità, io credo poco, perché sono convinto che il giornalismo non sia una professione ma un mestiere. E come tutti i mestieri, come il ciabattino, si impara sul campo, ecco, per strada, si impara per strada. Una volta, quando io ero giovane, si imparava, si diceva che bisognava consumare le suole delle scarpe. Adesso purtroppo non si consumano più le suole delle scarpe, perché gran parte dell'informazione
viene proprio, è di seconda mano, è di seconda generazione, si dice tecnicamente, cioè nasce... Diciamo, è un mestiere che si fa soprattutto con i piedi, paradossalmente. Si fa con i piedi, poi magari quando si scrive è meglio non usarli più, diciamo. No, quando si scrive è meglio non usarli più, però è vero che il mestiere si fa con i piedi, perché anche questo è ben detto in quel messaggio, cioè devi andare nel concreto. Se tu vuoi raccontare e vuoi comunicare il mondo che sta attorno a te, devi andarci, devi andare a vederlo. Ora, vedete, se c'è una crisi del giornalismo oggi, e questa crisi c'è, adesso onestamente non è solo colpa della rivoluzione digitale, questo è evidente, che non può essere solo colpa. C'è tutto un meccanismo economico che sta riducendo, come qua andiamo coi tempi, che sta riducendo gli spazi di una informazione libera, perché tra le altre cose non ci sono più gli editori che vogliono investire, perché purtroppo, ma sai, non è nemmeno tanto una questione di puro o impuro, va bene? Io ho lavorato per tutti gli editori, devo dire che di puri non ne ho conosciuto nessuno, sinceramente, non so, forse Ruggero ne ha conosciuto, io non ne ho conosciuto nessuno. Quindi, sai, il discorso dell'editore puro o non puro, insomma, così, lasciamolo perdere. Quello che c'era è che però gli editori sapevano che se tu volevi avere un buon giornale, dovevi investirci. Cioè i grandi organi di stampa, che sono quelli che hanno avuto grandi inviati, grandi firme, eccetera, investivano, e investivano anche nei mezzi. Sai, spedire, insomma, io sono andato in giro per il mondo. Andare in giro per il mondo è una cosa molto costosa. La RAI spendeva un sacco di soldi per mandarci in giro per il mondo. E non ti dico quello che spendevano. Io ricordo che sono andato, noi della RAI, eravamo, come fanno spesso gli italiani, sono capaci di fare in due quello che gli altri fanno in 10. Io andavo in giro con il mio cameraman, io facevo il giornalista, il broadcaster, cioè quello che trasmette, il producer e l'interprete, e il mio cameraman faceva il cameraman, il lightman, il montatore, multitasking, e il fono. Cioè facevamo in due il lavoro di 8 persone. Se andavi una truppa americana, una truppa tedesca, erano dai 6 alle 8 persone, e noi siamo andati in due in Afghanistan, in Iraq, in Libia, ovunque, ovunque ci fosse una guerra, ovunque ci fosse una guerra. Allora, però mandare in giro la gente costa. Fare informazione costa, purtroppo, non purtroppo, è la verità, è indispensabile, è inevitabile. C'è oggi questa volontà? Non c'è più. Non c'è più perché gli editori, intanto perché, come sapete, sono anche questioni di mercato, come è evidente, economico. Insomma, gli editori, ovviamente, quelli della carta stampata, oggi hanno difficoltà a far quadrare i conti perché la pubblicità non va più. La pubblicità si rovescia in gran parte sui siti. Sui siti, come ovvio, non conta la qualità dell'informazione. Sono rarissimi i siti digitali che privilegiano la qualità e la veridicità dell'informazione, perché l'obiettivo fondamentale è la velocità e la molteplicità. Quindi non gli importa nulla che ciò che viene detto e scritto sia vero o falso. L'importante, come direbbe Fede, è che siamo arrivati primi e che questo consente di acchiappare pubblicità che passa ormai gran parte di là. Allora, per chiudere sulla domanda che mi avevi fatto, che è molto difficile, perché come reagire da giornalista oggi a questo? Io penso che la deontologia di questo mestiere non possa essere mutata nemmeno dalla rivoluzione digitale. Ci impone naturalmente di avere delle capacità tecniche che, ad esempio, io onestamente non avevo. Non so oggi se sarei in grado. Io oggi vedo molti colleghi televisivi che fanno tutto da solo, arrivano con la loro telecamerina, con il loro microfono e ti fanno tutto da solo, tutto da solo. Prima veniva una truppa di 4 persone. Ma oltre a questo non bisogna smarrire il senso, non di una missione che sarebbe presuntuoso, il senso della nostra deontologia professionale. Siamo professionisti perché
cerchiamo di raccontare la verità che possiamo. Torno a ripeterlo, l'ho detto prima in TV, non possiamo raccontare la verità, non raggiungiamo la verità, non abbiamo a che fare con verità assolute o con verità rivelate, abbiamo a che fare con verità molto umane, e queste verità umane sono fatte di punti di vista molto diversi, di torti o di ragioni che continuano. Prendete un esempio classico, prendete il conflitto israelo-palestinese. Io ho passato tanti di quegli anni in quell'angolo di mondo che amo profondamente, che trovo emozionante ogni volta che ci vado. Ma come districare le ragioni e i torti di israeliani e palestinesi? Come fare? Uno dice fare un racconto di verità, ma qui la verità ha due facce, perché stiamo parlando di due vittime. E spesso le vittime tendono per reazione a sopraffarsi o comunque a commettere atti che sono orribili dall'una e dall'altra parte. Ecco perché dico la nostra verità non sarà mai una verità assoluta, ma deve essere credibile nella onestà della nostra testimonianza. Io ho considerato questo mio mestiere, di cui sono grato al destino, perché l'ho amato molto e mi ha dato moltissimo, ma l'ho considerato un atto di testimonianza. È una grande fortuna di poter testimoniare per chi non è andato sui luoghi dove io sono andato, per chi non ha incontrato la gente che io ho avuto la fortuna di incontrare. E il mio compito era quello di trasmettere ciò che io registravo, la verità che io vedevo, non quella che tutti vedevano, quella che io vedevo e che cercavo con onestà, per permettere poi a ognuno di farsi un'idea di questa verità. Penso che sia questa l'unica risposta che un giornalista onesto oggi può dare. Grazie. Ovviamente, sì, chiudiamo, anche, oltre che cronista, giornalista, saggista, quindi disponibile il suo ultimo libro, Carlo III, Il destino della corona, in fondo. Possiamo lasciare la parola all'arcivescovo, prego. Mi ha provocato. No, stia. Che nei termini che ha usato, proprio verità e veracità. Per me la verità è ciò che corrisponde alla realtà. La veracità è ciò che corrisponde anche a ciò che io penso. E la veracità interiore. Poi la corrispondenza, dire che questa è una bottiglia di acqua fresca, è evidente e si vede. Ma che effetto ha questo in me, in momento, per esempio? Diventa un desiderio perché sono arrivato assetato? O dico, finalmente vedo una bottiglia? E questa veracità che poi provoca la persona ad interrogarsi ulteriormente, ecco, ad andare oltre il dato oggettivo, che rimane pur sempre oggettivo, no? Situazione di guerra, situazione di pace, trattato, viaggi, eccetera. Però sono tutte esperienze che, oltre ad arricchire la conoscenza, pongono delle domande al soggetto che le guarda, che le vive, che le fa, no? A me pare, la sua, però non posso accettare che le stia in piedi, assolutamente. No, perché la sua osservazione è assolutamente di grande interesse, perché la questione è la verità dei fatti e la veracità o l'onestà del nostro guardare ai fatti. Allora, io, per come la vedo, forse perché mi sono trovato spesso in situazioni in cui una lettura univoca non era possibile. Non era possibile. E questa è la complicazione dei rapporti umani rispetto alla fredda oggettività delle cose. I rapporti umani non sono mai univoci. E per questo, secondo me, no, e per questo quella frase che citavo di Montaigne è proprio, secondo me, l'essenza del nostro lavoro, perché la parola è per metà di chi la dice, è per metà di chi l'ascolta. E come si capiscono questi due? E siamo convinti che si capiscano, e se non si capiscono,
qual è la verità che uno trova nell'altro? Allora, c'è per le persone di fede, c'è una verità assoluta che rappresenta un criterio e su cui non si discute. Per il nostro, come dire, per il nostro attraversare la vita quotidiana, penso che, soprattutto se uno lo fa per mestiere, il racconto di quella vita, deve fare questo, cioè deve affrontare con animo verace il fatto che ha davanti, ma per raccontarne i dubbi, perché io sono felice se sollevo dubbi, non se do certezze. Ecco. E secondo, ma questo è importantissimo, perché questa è l'essenza della democrazia. Io lo trovo importantissimo per l'individuo e per la società, perché se non ci sono dubbi, la democrazia è morta. Nelle autocrazie non esistono i dubbi. Il dubbio è vietato. Non si può avere un dubbio. Abbiamo fatto lo stesso, allora abbiamo fatto lo stesso 70, percorso. 74. E io mi sono laureato, ah, scusi, io mi sono laureato pure nel 74. Io mi sono laureato con Colletti. No, io mi sono laureato pochi mesi prima con Lucio Colletti, su Adamo Smith, etica ed economia in Adam Smith. E lei con chi si è laureato? Io mi sono laureato con Paul Rigger, un filosofo. Lo conosco. Bello. Beh, molto, molto bello. Ho seguito tutti i colloqui di Castelli perché grazie a Dio allora, almeno il seminario dove ero io, potevi stare ininterrottamente dal 1 ottobre, ma il 30 giugno dovevi andare via. Allora il 2 gennaio, nonostante le vacanze di Natale, tornavo a Roma e me ne andavo alla statale a sentire Pannicar, Vergote, Ricoeur e compagnia bella. E poi gli anni successivi ho andato a cena con loro, ho avuto un'esperienza veramente bellissima in quegli anni, arricchente. E sono contento che lei ci abbia un vescovo filosofo, scusi. Molto no, sì, ma poi, vabbè, lasciamo perdere. Bene, bene. Bene, allora Matteo, concludiamo questo primo momento. Grazie dottor Antonio Caprarica, grazie di a voi, tutto, grazie da parte nostra. C'è un secondo momento, Don Michele, dai, con i suoi giovani. Un secondo momento, come parlare ai giovani, al cuore dei giovani. Don Michele, vieni, c'è il nostro vescovo qui, Don Michele Madonna viene da Napoli insieme con i suoi ragazzi, ha una grossa esperienza con i giovani, ci dirà qualcosa di bello, ascoltiamo qualcosa. Don Michele, la parola a te e grazie, sì, prego, prego. Buonasera, mi è stato chiesto di parlare 30 minuti, ma se vi faccio uno sconto... Se vi faccio uno sconto, se riesco tutto in 10 minuti, sì, rimarrete, bravo, bravo, rimarrete sì, qui, sì. Vero? Vi prometto 10 minuti, sono le 21, terminerò alle 21:10, va bene 15, per voi? E 15 va bene, dai, e 15, dai. Aspettiamo, grazie, che Michele, si salutino e iniziamo. Sapete, nella Bibbia la parola cuore è ripetuta quasi 1000 volte, e questa parola cuore, come ci ha detto già il direttore, non è soltanto il cuore che irrora gli organi del nostro corpo, le nostre cellule. Il cuore sei tu, il cuore sono io e la persona. E stasera io voglio comunicare con il tuo cuore, non voglio parlare troppo, ma vorrei insieme a voi comunicare con il Signore Gesù. Lui ci ha fatto una promessa che dove 2 o 3 persone sono riunite nel suo nome, lui è presente. Allora, sapete, cuore non è sentimentalismo. Oggi questo è il problema anche nel mondo giovanile, nel mondo dei social. Tutto è diventato soltanto emozione, fino al punto da uccidere per un'emozione negativa i miei genitori che non mi danno l'eredità. Stasera invece vogliamo ricordare che cuore significa la persona, cioè tu sei sacro. Dio è interessato a te. Che bello sapere che il nostro Dio non è una statua, non è un dipinto, anche se l'arte è meravigliosa.
il nostro Dio è reale, è vivo, fino al punto che si è fatto sputare in faccia per noi. Capite, il più grande comunicatore della storia è proprio Dio. Nella notte dei tempi questo nostro Dio romantico ha preso una manciata di stelle e le ha messe nel cielo per te, ha comunicato l'amore, il creato, tutto ciò che è attorno a noi è il più grande strumento di comunicazione. Ma la comunicazione più alta, più grande dell'amore, concreta, non sentimentale, anche se coinvolge il cuore, i sentimenti, la passione, il corpo, è Gesù, quando è andato in croce per noi, quando si è fatto sputare in faccia per noi. Lì Lui è stato concreto. Quando diciamo Gesù ti ama, non stiamo dicendo, non stiamo parlando di emozioni. Quando diciamo Gesù ti ama, stiamo parlando di qualcosa di grande, di concreto. Lui si è spezzato per te. Lui è interessato a te, come se tu fossi l'unico sulla faccia della terra. Allora, volevo leggervi soltanto due righe e poi coinvolgervi in un momento di comunicazione con il Signore. Dice il Vangelo, la parola Vangelo sapete che significa buona notizia? Luca capitolo 19, Gesù entrò nella città di Gerico, la città di Lecce, e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco, un grande peccatore, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura, era proprio un nano. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un albero, su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Vedo qua anche dei giovani, ma tutti voi siete giovani, vero? Bene, questa sera Gesù passa di qua e vuole incrociare il tuo sguardo. Reale, ti vuole guardare, Gesù vuole comunicare con te, vuole entrare nella tua vita. Se noi gli apriamo la porta del nostro cuore, perché Lui sta bussando alla porta del nostro cuore, Lui è l'unico che può cambiare la nostra vita. Allora vi chiedo, per terminare, di alzarvi in piedi, per favore. Se potete mettere la mano sul vostro cuore, il cuore che batte sta dicendo: io ci sono, io vivo. Sapete, ragazzi, quando i vostri genitori si sono uniti e vi hanno concepito, quando mamma ha fatto la prima ecografia, la prima cosa che si sentiva è il vostro cuore. Noi tutti siamo stati cuore, un cuore che batte, tutti, prima ancora del cervello, prima ancora delle mani. Quando viene fatta la prima ecografia, ciò che pulsa, ciò che fa rumore è il cuore, quel cuore di quel bambino che si vede nell'ecografia è un urlo che sta dicendo: io vivo, io ci sono. E quindi la mano sul cuore è per dire: io ci sono, io sono vivo. E la comunicazione è tra vivi, non si può comunicare con ciò che è morto. Allora la mano sul cuore, questo cuore che sta palpitando nel tuo petto, sei tu che stai dicendo, in questo mondo dove a volte rende le persone quasi invisibili, dei fantasmi: io ci sono. Noi siamo qui con le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre gioie, e vogliamo chiedere al Signore di manifestarsi adesso nella nostra vita. Se volete, se hai coraggio, a volte facciamo tante cose anche sbagliate, abbiamo coraggio di fare anche tante cose sbagliate, io vi chiedo il coraggio di chiudere i vostri occhi solo per un attimo, e attraverso questo canto, il mondo è musicale, vogliamo chiedere a Gesù che è vivo, Gesù che ti ama, di parlare realmente a te. Ascoltate queste parole e io vi condurrò per mano in un minuto di preghiera spontanea insieme. Ascoltate queste parole, anche voi ragazzi, sono proprio per te queste parole. Tu che in questo momento della tua vita non sei nemmeno più sicuro dei tuoi sentimenti, del tuo amore, delle tue relazioni. A volte c'è così tanta confusione che non sappiamo nemmeno più chi siamo. Allora
ascoltate questo canto e chiediamo a Dio, che è reale, di toccare la nostra vita. Cantiamo insieme: ho bisogno di te. Ho bisogno di te, del tuo amore, Signore Gesù. Del tuo amore, Signore Gesù. In questo momento immagina tutte le cose che ti fanno male, tutte le cose che hai bisogno di un intervento più grande, e canta queste parole. E dice a Gesù: toccami. Che tu non sei qui per caso. Vedete, questo chiostro è il sicomoro, l'albero sul quale Zaccheo è salito perché vuole vedere Gesù. Gesù è l'unica speranza, perché lui, nessuno parlava con lui, nessuno comunicava con lui, perché lui era un peccatore, no? Era visto come impuro. Io non ho niente a che fare con te. Ma lui capisce che Gesù è l'unica chance. Anche io e te stasera vogliamo capire che siamo qui perché abbiamo una chance. Questa chance ha un nome, è Gesù, che adesso sta camminando nelle strade della tua vita, sta bussando alla porta del tuo cuore, lui che è reale. E vogliamo cantare questo canto che dice proprio le parole del Vangelo che vi ho appena letto, di Zaccheo, perché vogliamo chiedere al Signore di spalancare le porte della nostra vita. Vogliamo chiedere a Gesù di entrare, e mettiamo il nostro cuore nelle sue mani, e concluderemo così. Ti prego, Sant'Agostino dice: non sia mai che Dio passi nella nostra vita e noi non ce ne accorgiamo. Questa è una sorpresa stasera, è una sorpresa che Dio ha organizzato per te. La serata doveva essere leggermente diversa, ma il Signore ci sorprende e fa qualcosa di più grande, perché Lui è al di sopra di me, al di sopra di voi. Chissà quante volte hai fatto qualche domanda a Dio, chissà ragazzi quante volte voi avete cercato l'amore, avete cercato qualcuno che vi amasse veramente per quello che siete. Ecco, questa persona esiste ed è Gesù. Quante domande, no? Anche sulla fede, sull'amore. Permettiamo a Gesù, che è la vera pace, di entrare nella nostra vita, e concludiamo con questo piccolo momento. Come Zaccheo, io voglio salire più in alto che posso, più in alto che io posso, solo per vederti, solo per vederti, e guardare te, e guardare te, e attirare il tuo sguardo su di me, e attirare il tuo sguardo su di me. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, Signore, ho bisogno di te, oh Padre, ho bisogno di te, oh Padre. Troppo piccolo io sono, troppo piccolo io sono, dammi la tua pace, dammi la tua pace, lascio tutto per seguirti. Insieme entra nella mia casa. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, entra nella mia vita, scuoti tutta la mia scuoti struttura, tutta la mia struttura, sana ogni mia ferita, sana ogni mia ferita, dammi la tua santità, dammi la tua santità, voglio amare solo te, voglio amare solo te, perché sei tu il mio grande amore, sei tu il mio grande amore. Fai miracoli, fai miracoli. Facciamo ancora insieme: entra nella mia casa,
entra nella mia casa, permettiamo di entrare nella tua casa, la casa sei tu, la casa sei tu, tutta la mia struttura, sarà la mia ferita. Dammi la tua santità, voglio amare solo te, voglio amare solo te, perché sei tu il mio grande amore, sei tu il mio grande amore, fai miracoli, fai miracoli, perché sei tu il mio grande amore, fai miracoli. Vedete, si può pregare anche con la musica. Questi sono ragazzi del quartiere di Montesanto di Napoli. Grazie per l'accoglienza, grazie per questo momento. Sappiate che c'è sempre una chance, la chance è Gesù, soprattutto oggi. Don Michele, grazie, grazie della testimonianza. Salutaci anche l'arcivescovo di Napoli. Eccellenza, venite, dateci la benedizione. Grazie a tutti, scusate un po' per il freddo di questa serata. Eccellenza. Grazie, grazie. Avete colto qualche seme che è caduto nel solco del vostro pensiero? Coltivatelo, porterà frutto, ma dovete coltivarlo veramente. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie, non mi chiede, ti chiamo come a me. Bene, grazie a tutti. Siete gli amici in diretta da Facebook di Portalecce, da Radio One, non solo suoni, gli amici delle TV locali. Grazie a tutti.